Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Henry De Luca e la TAV. Torno sulla questione dello scrittore italiano Henry De Luca, che è stato denunciato per la posizione assunta nei confronti della TAV, della questione di Valsusa. E si tratta di una questione molto complessa e ormai nella questione della TAV è coinvolto non soltanto l'intero Movimento 5 Stelle, cioè vuol dire un bel pezzo del Parlamento italiano. Il Movimento 5 Stelle fa parte dei no TAV, ma anche una parte del mondo degli intellettuali italiani. Henry De Luca è di certo un intellettuale di tutto rispetto. È stato denunciato, cari amici, perché ha assunto una certa posizione nei confronti della TAV e tale sua posizione è stata giudicata come contralegem da qualche pubblico ministero che lo sta indagando. Allora, io intendo tornare su questo caso. Nel riassunto di questo video troverete anche l'agenzia ANSA con il riferimento alla posizione di Henry De Luca e relativamente alle frasi pronunciate da Henry De Luca. C'è anche una mia posizione circa la TAV. La TAV mi pare di aver già detto in un video recente che arriva fuori tempo massimo. Cioè, in questa nostra Italia, in questo nostro Occidente in decadenza, non è più il caso di fare queste opere mostruose. E non si capisce bene che cosa possa servire la TAV a trasportare le merci più velocemente. I soldi che si spenderebbero per la TAV sarebbero meglio spesi nella ricostruzione dei centri storici, nella diciamo, ristrutturazione degli edifici scolastici e degli ospedali, o anche in qualche altra maniera. Siamo fuori tempo massimo. È vero che il governo italiano ha preso degli impegni a livello europeo, però gli impegni si possono sempre rivedere, cari amici, e si può anche pagare una penale per rivedere gli impegni. Non è assolutamente utile la TAV. Siamo in crisi, non riusciamo a decollare e non riusciremo più a decollare. L'ho già spiegato nel video intitolato Occidente Default, di 4 anni fa. Ce lo dicono le statistiche quotidiane sui nostri tassi di crescita, anzi sui nostri tassi di decrescita. Allora è chiaro che prima ha iniziato il filosofo, adesso lo scrittore Henry De Luca. Di certo aumenterà il numero degli intellettuali che si dissociano dalla TAV, che si avvicinano ai no TAV, che si avvicinano al Movimento 5 Stelle. Io, cari amici, sono fortemente perplesso nei confronti di questa grande opera. Il governo dovrebbe meditarci meglio se è il caso di proseguire o il caso di fermarsi e di rivedere quanto già siglato con la comunità europea. Cari amici, io vi lascio riflettere su quanto troverete nel riassunto di questo video e per verificare voi stessi quale sia la posizione dello scrittore Henry De Luca, che io apprezzo in maniera particolare. Grazie cari amici se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.